Parleremo di questa campagna, ecco, in questo momento vedo in collegamento Carmelo Lentino per saperne anche di più circa quelle che possono essere le ulteriori tappe. Ma intanto ti saluto, Grazie, grazie Felice. Nicola. Come dicevi, ti ritroveremo domani mattina in collegamento da Foggia. Allora il mio saluto va a Carmelo Lentino. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie per l'invito, scusate per le difficoltà tecniche. Allora, Carmelo, noi abbiamo accennato a quello che è un tema tornato d'attualità, come diceva il collega Felice qualche istante fa. Parliamo di sicurezza stradale perché è tornata alla ribalta anche la necessità di una regolamentazione più decisa. Ma iniziamo dalla campagna. Perché nasce questa campagna? Chi ne sono i promotori? Ma la campagna ormai ha quasi 20 anni di vita, è un'iniziativa che nasce dal Forum Nazionale dei Giovani all'epoca e da Assogiovani, che sono due realtà che si occupano di politiche giovanili. L'obiettivo, come ricorda lo spot che state mandando in sovraimpressione, è quello appunto di sensibilizzare i ragazzi e le ragazze ad una guida consapevole. Basta un attimo, diciamo, nel suo titolo ha forse l'essenza di quello che è la campagna. In sostanza, appunto, basta un momento di distrazione, lo ricordava bene lei prima, un momento di distrazione, un momento di disattenzione, la superficialità forse anche nell'affrontare alcune, nel considerare, diciamo, alcune conseguenze, per, diciamo, poi essere vittima o causa di un incidente stradale. Come si articola questa campagna? Oltre allo spot ci sono diverse iniziative che mettete in campo. Sì, facciamo prevalentemente attività di sensibilizzazione, lo dicevo prima, nei confronti di giovani, quindi presso enti ed istituzioni, scuole, attività in locali di intrattenimento. Abbiamo promosso, stiamo ripromuoveremo, diciamo, col prossimo anno scolastico anche una serie di attività proprio finalizzate a portare i giovani alla riflessione. Quindi l'abbiamo fatto attraverso dei concorsi che portassero alla realizzazione di spot, di immagini visive. Lo spot, diciamo, che avete mandato in sovraimpressione è quello che ha vinto qualche anno fa il nostro concorso. Quindi l'attività, diciamo, non è un'attività repressiva. Mi piace, diciamo, anche a costo di ripetermi, puntare l'accento proprio su questo. È un'attività di educazione in qualche modo alla cultura, della guida sicura. Ecco Carmelo. Parallelamente poi c'è ovviamente, diciamo, un'azione che cerchiamo di fare nei confronti delle istituzioni, anche in questo caso di sensibilizzazione, ma anche di proposta ad introdurre modifiche ove necessario, comunque interventi, come sta avvenendo peraltro, lo ricordava prima in questi giorni che il tema è tornato di estrema attualità. Infatti, dicevamo di questa riforma che prevede anche una recrudescenza delle pene. C'è il rischio del ritiro della patente, 30 anni addirittura per i recidivi ubriachi o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti al volante, il casco obbligatorio. E la targa e l'assicurazione per i monopattini, il riordino degli autovelox, insomma, sono tante le misure messe in campo e questo è l'aspetto, diciamo, legislativo. Dal punto di vista vostro, della vostra campagna, possono essere utili queste misure, oltre ovviamente a quella che deve essere la sensibilizzazione nei confronti delle persone. Ma guardi, diciamo, tutte le iniziative sono utili. Alcune iniziative, anche introdotte in passato, hanno avuto impatti positivi sull'incidentalità stradale in Italia. Mi viene in mente la patente a punti che nei primi anni di efficacia ha portato ad una drastica riduzione di quelli che sono stati i
gli incidenti stradali, ma questi interventi normativi devono andare di pari passo con un percorso di educazione stradale e culturale, voglio dire, anche un cambio culturale. La patente a punti, diciamo, dopo un po' di anni ha scemato i suoi effetti, forse anche perché si è percepita una facilità nel recupero dei punti, no? Attraverso, diciamo, i vari meccanismi che non sto qui a spiegare. In questo senso, diciamo, è ovvio che intervenire nuovamente anche in modo forse più drastico e deciso su alcune di quelle che sono le cause dei maggiori incidenti stradali, lo ricordava bene il ministro nei giorni scorsi in conferenza stampa, come, diciamo, la distrazione al cellulare, come, diciamo, la guida sotto l'effetto di alcol e sostanze stupefacenti, forse hanno anche un valore educativo che non va sottovalutato. Però, ripeto, a questo va abbinato un percorso che dal nostro punto di vista dovrebbe partire dai primi anni di cicli di istruzione obbligatoria, un percorso di educazione civica e di educazione stradale, e io ci aggiungerei appunto anche un momento ulteriore di riflessione, di sensibilizzazione, proprio per far capire ai giovani che non è vero, diciamo, che gli incidenti non riguardano noi, che è una cosa che non ci può capitare. C'è forse troppo spesso la sensazione di essere invincibili, che, insomma, l'utilizzo, ma cosa sarà, un bicchierino in più, no? Tante volte, insomma, si ha la percezione, diciamo, appunto, di poter affrontare la guida in qualsiasi caso. Invece abbiamo visto, diciamo, che c'è anche un decadimento culturale, direi. L'incidente, certo, di Casal Palocco lo ha riportato sotto gli occhi di tutti, e questo non può essere affrontato con leggerezza. Sicuramente questo è uno degli aspetti che purtroppo l'attualità ci pone ancora all'attenzione, ma noi intanto, ricordando appunto le possibilità anche attraverso il sito che abbiamo visto più volte in onda relativo alla vostra campagna Basta un attimo, vi ringraziamo e speriamo di ritrovarci a breve per continuare a parlare di un tema che riteniamo opportuno evidenziare sempre più spesso. Grazie e buon lavoro. Grazie mille per l'ospitalità. Breve pausa e poi parleremo ancora di giovani, ma affronteremo l'argomento dal punto di vista del Servizio Civile Nazionale.